Ciao Love Music, come stai? Ciao Vincenzo, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi, come state? Ciao Lorena, ciao Bianca, ciao Sandro. Tutto bene? Bene ragazzi, vi dedico 25 minuti oggi, poi devo tornare al lavoro. Ok, vado. Simone Maritano. Ciao Elia. Ciao Michela. Ciao. Ciao Michele. Come stai? Tutto bene, te? Siete in due, tre, quanti siete? Vi vedo. Sì, siamo in uno studio qua. Ok. Che è il vostro studio? Sì, sì, sì. Fatecelo vedere. È questo qua, adesso è ancora un po' in costruzione, lì c'è la batteria, un pezzo di batteria. Ma cosa avete, casse tipo PA? Adam. No, ho capito le Adam, ma sopra ci sono le casse tipo PA? Sì. Perché in realtà... Casse da live, sono casse sì. Da live. Sì, quelle sì. Ma da dove ci chiamate? Torino. Ok, siete una band o siete cosa? No, in realtà ti ho mandato una richiesta per me perché un po' che ti seguivo. Stavo cercando di... Ma chi sono gli altri? Produttori, arrangiatori, cosa sono? No, siamo tutti artisti. Sì, ok. Sì. E avete tutti uno studio comune? Avete uno studio in comune tutti insieme? Questo sì, poi in realtà è insieme degli altri adulti, tra cui Luca Vicini, il bassista di Subsonica. Ah, mitico Luca, lo conosco, sì. Sì. Vabbè, cosa devo cercare? Un'email in particolare? Volevo farti sentire, forse ti ho mandato le mail, però non so se... Io mi chiamo Vince Official. Aspetta che guardo, eh. Se no c'è anche su Spotify. Come si scrive? VNS? Esatto. Sai che non ti ho trovato? Vuoi cercarlo su Spotify se non il brano? Sì. Perché te l'ho mandato un sacco di tempo fa, quindi... Aspetta, eh. E cerco sempre quello, Vince? Sì. Cioè, come si chiama? V-I-N-S e poi... V di Verona, I di Imola, N di Napoli, S di Savona. Ok, e poi? Punto official. No, ma dico su Spotify anche così? Ah no, su Spotify Vince, solo Vince. Ok, qual è il nome della canzone? Giorni Grigi. Ok, aspetta che lo trovo. Trovato. Ok. Vuoi dirci qualcosa? Cosa hai fatto? L'hai scritta, prodotta? Questa qui l'ho prodotta, arrangiata e prodotta, poi mix e master di un produttore qua. E anche sempre tu che canti? Sì. Scritto okay. E prodotto io, sì. Va bene, vado. Vai. Sono perso e preso male in una stanza tra mille pare. Mi aspettavo una storia diversa, fatta di pianti e una carezza. E tu giri a piedi nudi in casa, con il freddo che gela le ossa. Appoggiata alla finestra, fumi un'altra sigaretta. Sono giorni grigi che sto ad aspettare, un buon messaggio anche il giorno di Natale. È tutto un pochino banale, cioè più che altro prevedibile, capito? Okay. Ma forse perché anche da poco, che stai, non lo so, mi sembra che non... Sì, vabbè, music lo faccio da che ho iniziato a studiare chitarra e canto 4 anni fa. No, però come scrittura è ancora un po' prevedibile, capito? Sì, però sì, non sì. È, cioè, sei incanalato almeno in un genere, capito? Anche a livello di produzione di cosa non è, cioè, è molto
è molto all'inizio tutto quanto, però Sì, no. cioè, Chiaro, almeno ci sono due o tre elementi che non sono male, almeno tipo tenere la ritmica fuori, questo dovrebbe fare, cioè, ok. e poi non c'è niente di sbagliato, cioè non c'è niente di stonato, di sbagliato, però c'è ancora molto da fare, capito? Anche di, come posso dire, di anche piccoli trucchi a livello sia di mixaggio che di arrangiamento, che anche di scrittura, insomma, però andate avanti, vai avanti. No, è tutto un progredire, Dai, ovviamente. alla prossima. Ciao ragazzi, un saluto a Ciao. tutti, eh. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao. Scusate che non so mai come eliminare. Eccoci. Boom. Cosa dice? Boom così. Salvatore Cecere, ti ho mai visto? Cecere? Vado? Forse sì, forse no. Come si fa per entrare? Petra, putra, patra, devi fare una richiesta. Esatto, inviate la richiesta. Ciao! Ciao. Ci eravamo già visti. Sì, Ma pensa che mi sono ricordo quello. la faccia. Ma cosa fai? Sei un cantautore o un produttore? Cosa sei? Entrambe. Non esageriamo, eh. Limiti. No, sto scherzando, eh. Mi hai girato un'email di qualcosa di nuovo che hai scritto, che hai fatto? Tempo fa, però è da poco uscito un remix che ho fatto io su YouTube, una canzone già. Vuoi che sentiamo quello? Sì, ho Ok, cosa devo cercare su fatto YouTube? Azzo, Salvatore Cecere Topless Remix. Ho fatto io la produzione, l'ho ok, rifatta. e poi ti sei rire. Ti No, sei remi. ho fatto proprio una strofa sopra. Ah, ok. E però in origine di chi è il pezzo? Di Luchè e Coco. Ah, ok, va bene, vado. Perciò devo saltare in un punto particolare o c'è solo direttamente la tua No, strofa? il ritornello e poi parte la strofa mia. Dire Ok. tante cose che puoi dire qualcosa. Cioè, questo sei tu già? Sì. Ah, ok, allora vado un po' prima, aspetta. Con le amiche prendi il sole in dopo. Questo viaggio ti ha fatto capire tante cose. Che puoi vincere qualcosa se perdi l'amore. Ora che per ogni foto c'è una sua reazione. Urla nelle storie, non ti voglio. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, ma non voglio. Non c'è tempo per giurarmi che sarà tutto diverso. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, non ti voglio. Mi dispiace, ma non voglio. Non c'è tempo per giurarmi che sarà tutto diverso. Mi ha lasciato solo, solo in queste notti. E pensare che adesso sui cuori si sono rotti. Ehi, ricordiamo Miami, noi due senza pensieri. Come Bonnie e Clyde scappavamo da noi stessi. Ehi, mi ricordo quando ti sto sopra una manca. Fingevo di non guardarti per toccarti e poi baciarti. Ma ora tu sai cosa dimmi se non sono nel mood giusto. Ora che sai come prendermi perché ci hai preso gusto. Ora che siamo vicini ma Ok, sai almeno le cose che devi fare, ma l'esecuzione no, non è ancora sufficiente, cioè tecnicamente le cose, capito, metricamente come cadono le cose, però almeno sei nell'ambiente giusto, diciamo. Non so, non capisco remix cosa vuol dire, cioè hai anche fatto tu la base. Sì, Perciò, non vabbè, non ho riprodotto. capito bene questo concetto di remix, cosa vuol dire, perché se tu... Comunque, dai, vai avanti. Alla prossima, Salvatore. No, grazie. Ciao, 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 ciao. Vediamo se becchiamo qualcuno. Vedo gente già vista e vedo gente probabilmente non vista, tipo, forse è Love Music, non ti ho mai visto? Proviamo. Eccoti qua, difatti, Love, vedi, mi hai scritto. Ciao. Ciao, ciao Michele, Da ciao. dove ci chiami? Che Da Ostuni, in Puglia. bello, Ostuni, bellissimo. Eh sì. Ma sei di Ostuni o sei lì per vacanze? Ah, No, ok. sono proprio di Ostuni, Cosa sì. fai? Produci, scrivi, canti? Sono un Cosa fai? cantautore. Dicevo, produci, scrivi, canti? Ok. Mi hai Sono un mandato un'email? cantautore, canto e scrivo. Sì, love. No, Dario La Veneziana, @gmail.com. Dario? laveneziana@gmail.com. Ok, non ti trovo, sai, Dario La Veneziana? Sì, No. mi ha detto allora inviata allora a musica l'ho inviata a Musica Canova, giusto? Musica@canova.pro.
Allora, eh sì, te l'ho inviata. Io non lo vedo, eh. Tutto attaccato, Dario La Veneziana. Sì, chiocciolagmail.com. No, no, non ti trovo. Quando l'hai mandata? 30 minuti fa. Te la rimando? Rimandala, prova. Sì. Ma non c'è qualcosa che trovo da qualche altra parte? No, non ho pubblicato nulla. Ok, allora facciamo così, ti richiamo dopo, dai, nel frattempo che arriva. Dai, Ok, va bene, va bene. a dopo, eh. Ciao, 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 ciao. Ok. Fifth exclamation, vai, vediamo. Eccoci. Ci sei? No. Eccoti. Oh. Dove sei? Ciao. Ciao Michele. Sei in mezzo alla gente? No, sono in vacanza, scusami. Dove sei? Dove sei? Sono a Porto Recanati, ma sono di Milano. Ok. Cosa ci fai sentire? È qualcosa che mi hai Allora, mandato via email? sì, ti ho mandato per via mail un singolo che ho prodotto. Come si chiama? Ecco, ti ho trovato un La sotto da prendere. mia mail è fifthexclamation, chiocciolagmail.com. Ok, Spotify. Un link di Sì. Spotify. Questo Io qua, l'ho. goodbye o IDK? Goodbye. Io l'ho prodotta insieme a un ragazzo brasiliano. Lui ha aggiunto la Ok. chitarra, l'ho fatto io. E lui, quello che canta, è un ragazzo americano di Los Angeles. Ok, che è quale? Linear Wave? Samuel Eyes. Samuel Eyes. Ok. Va bene, vai. Faccio sentire, sentiamo. Allora, non mi dispiace, la produzione lo fai così. Non mi sembra che la tua plan sia incredibile, cioè quello che ha scritto il ragazzo. Magari mi piacerebbe sentire altre cose che fai tu. Quella sopra è Ok. sempre fatta con le stesse persone, IDK? Sì. Allora, sì, quella sì, però ne ho un'altra con un'altra ragazza, se vuoi sentire. Quale? Allora, si chiama Winter, sono io proprio da Spotify. Ok, aspetta che la cerco. Eccola qua, vado. Lei è Sentiamo. un'altra ragazza di Los Angeles, sempre qui però è solamente batteria mia Ok. e arrangiamento. Piace di più, Grazie mi piace, ma scusa, cosa fai? Tutto da cioè, quanti anni hai? Io ho 19. Cosa fai? Cosa usi? FL Studio, cosa usi?
Io uso FL e a breve inizierò a usare Logic per mixare master, perché voglio imparare a mixare master, però uso FL. Tutti questi pezzi che ho sentito non li hai mixati masterizzati tu o li hai mixati masterizzati tu? No, non li ho mixati io, però io diciamo che quello che faccio principalmente, oltre produzione, è arrangiamento, tipo entrambi I Don't Know, Goodbye e Winter, tutte te le ho arrangiate io. Però, vuol dire arrangiare, vuol dire arrangiare le cose dove farle uscire, in poche parole. Esatto, okay. Esatto, sì, sì. Semplicemente. Ok, figo però, dai, mandami altre cose in privato. Quando è che torni a Milano? Le prime di settembre, ti ringrazio molto perché... Io torno a Milano per qualche giorno, dal 19 settembre in poi, magari vieni a trovarmi in studio, capito? Vieni a fare un salto in studio. Ricordatelo, scrivimi... Dopo... Scrivimi, non solo, scrivimi anche in DM su Instagram, che poi ti vedo. Grazie mille, vale tantissimo per me. Com'è il tuo nome? Il mio nome è FIFA Exclamation. FIFA Exclamation. Su Instagram sei così? Sì, sì, sì. Sì, okay. Certo, sì, sì. Cosa vuol dire? Allora, è un po' complesso, in pratica FIFA vuol dire 15, 15 l'età in cui ho iniziato a produrre, sì. E esclamazione perché è un po' il mio messaggio, è quello che voglio essere, un'esclamazione, voglio essere un punto esclamativo. Okay, quindi questo sì. È un che po'... zona abiti, di Milano? Un po' fuori, verso Rho, però posso poi raggiungere tranquillamente. Vabbè, dai, scrivimi zona. Dopo, dai. A presto. Ti ringrazio molto per il feedback, grazie. Ciao. Non era per niente male, dai ragazzi, oh, poi giovane. Scusatemi, ho ancora una decina di minuti. Valerio, che ci avevi chiesto prima, vado, boom, eccoti. Eccoti Valerio. Eccomi. Come ti chiami? Come si chiama? Petra, Patra, Putro, cosa sei? Putra sarebbe. Ah, Putra, no, non pensavo di sbagliare dicendolo. No, tutti si sbagliano in Patra, Petra. Tutti come lo leggono? Tutti, cioè dipende, c'è chi ci arriva col fatto che è la V romana, però la maggior parte è Patra. Perché va tanto. Ascolta, dove sei? Dove sei? In bagno? Dove sei? Sì, adesso sto in bagno, sto in vacanza in Puglia, però sono di Roma. Ascolta, cosa fai? Scrivi, rappi, produci? No, io scrivo e canto. E mi hai mandato un'email o...? No, c'ho su Spotify una canzone che volevo farti sentire. Che cerco Putra così? Eccoti qua, ti ho trovato. Sì. Cosa vuoi fare? Allergia, manco Roma? Sì, bello manco Roma. Mi piace. Sì, no, Allergia. Che è una collaborazione con... C'è il mio produttore Aiello e mio fratello che canta il ritornello, proprio mio fratello di sangue. Ok. Io faccio le strofe. Che è Matteo, tuo fratello. Sì, Led. Perciò Matteo, hai detto che canta l'inciso mentre tu canti le strofe? Sì, esattamente. Ok, vado. Vai. Dammi una favola, ma non per sempre. Baby, sei una favola con le gambe scoperte. Parlami sincera che con il sorriso niente. Ti porto in giro in strada, stai serena che c'è la mia gente. Sei stupenda se mi guardi, se ti spogli io non ci capisco niente. Poi non parlo se ti guardo, ti sorrido come un deficiente. Come un deficiente. E baby scusami per i miei modi, è che sono andato in strada e poi cresciuto con in gola i nodi, dentro vuoti, poi ripieni, ma di roba che non capiresti, giuro lady che non capiresti, e sono lacrime quelle che mi scendono dagli occhi, e non è facile non vedere più dagli occhi, non vedere più dagli occhi. Devi scusarmi davvero, ma quando passo sotto casa, io non la guardo più nemmeno, ma tradito a questo padre, non mi ho mai capito perché mi sono rotto il cazzo, aspettare sempre mezzo, per soffrire per la colpa, questa mia allergia del cazzo. Ok, palo, cioè nel senso... innanzitutto ci sono tante cose carine, però l'atmosfera eccessivamente minore della strofa e anche un po' baldanzosa dell'arrangiamento, secondo me non aiuta quello che invece stai dicendo nelle parole, cioè è troppo simile a quello che stai dicendo nelle liriche, capito? Diventa tutto un po' troppo drammatico. Poi questo inciso
non è male neanche la svolta quasi rock 90 e con la top line di tuo fratello. Tecnicamente ha molti problemi di mixaggio, molti, cioè la batteria viene totalmente schiacciata dalle chitarre, si sbilancia tutto, capito? Andrebbe fatto bene. E forse ci sono tante banalità a livello di testo, sia in quello che canta tuo fratello sia in quello che canti tu. Però comunque bisogna sempre iniziare, ragazzi. Cioè, comunque, magari vuoi che sento anche Manco Roma, che mi incuriosisce Manco Roma il titolo. No, e questa qua è entrata in tre playlist editoriali. È finita su Indie Triste. Manco Roma? Sì, Indie Triste, Generazione Z e New Music Friday. Ah, figo, dai, fammela sentire. E sei solo tu che canti? Sì, è tutta musica. Dopo averci perso ancora, ci pensi, ma che brutto averti perso in una fantasma. Che tutto, ma più brutto è pure Roma. La notte penso a tutto e so che niente vuoi. Niente vuoi, ma ancora. Sono tre mesi che mi manchi, quattro giorni che ti penso. Forse è vero che ti odio, ma so bene cosa sento. Quando ti vedo riflesso, quando mi guardo allo specchio, vorrei dirti vaffanculo, ma poi sempre ci ripenso. E ti ringrazio di una cosa, non è mai colpa del tempo. Se sei andata da quell'altro, fiato a me amo come il vento. E non so bene se ti manco, so sei mesi che t'aspetto. Scriverò di te per sempre, quella notte l'ho promesso. Sarà che ho perso tutto dopo averti perso ancora. Cioè, mi piace molto di più questa dell'altra, cioè è più paracula, capito? Sono più vivo. Usate anche meglio, diciamo, l'arrangiamento anni 90 qui funziona molto di più, perché c'è il contrasto anche non solo con la canzone d'amore, ma anche con l'usare l'autotune su una canzone anni 90, cioè che è figa questa roba. Addirittura la esaspererei, farei proprio un pezzo tipo Wonderwall, capito, degli Oasis, però con l'autotune sparato in cui parli di robe di romani. Cioè, infatti, mi rispecchia proprio la situazione sentimentale, no? Che all'inizio, questa qua è uscita prima dell'energia, all'inizio c'è la fase quella presa a male, no? Quella... Sì, e, sì, quindi sì. E quindi di essere roba, e poi c'è quella più incazzata, più cattiva, e è uscita. Però mi sembra più precisa questa come scrittura, capito, Manco Roma? Cioè, è più precisa, è più giù, cioè... Me l'ascolto volentieri, cioè me la sarei ascoltata anche di più, cioè non è che l'ho fermato perché no, è solo per lasciare un po' di spazio agli altri. Però bella, secondo me quello è una strada più giusta. Poi sai, ognuno ha la sua. Però mi sembra che Allergia ci sono più cose naif in tutto, capito? È più, un po' più banale, è un po' più ingenua anche. Mentre questa qui, cazzo, è più paracula, cioè ci vedo una strada dietro questo pezzo qui, che di altri pezzi che prendano questo cliché. Va benissimo. Dai. Ti ringrazio. Magari ti alla prossima. Dai, ciao. Dai, ciao putra. Ciao, 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 ciao. Mi piace Roma. Non è male comunque, si chiama Manco Roma. È bello, andatevelo a sentire su Spotify. Putra, PVTRA, scritto con la V, con la U romana. Boom. Vediamo, ho ancora due minuti, ragazzi. Vedo Atomi, che non mi sembra di aver mai visto. E andrei su Atomi. Vai, Atomi, Atomi, Atomi. O magari l'ho già visto? Non mi sembra. Ah, Love, è vero. Ah, c'era anche Love. Ciao, vedo buio. Adesso mi fermo, scusami, mi fermo subito. Venetissimo. Bene, si sente? Aspetta che Mistica. Non dica... Addirittura ti potrei dire cosa sei, sei di Rovigo. Madonna, che orecchio, è l'orecchio assoluto per gli accenti. È l'orecchio assoluto per gli accenti, è bello, dai. No, sai perché? Perché di recente sto sentendo spesso un amico che è di Rovigo, allora è più facile, capito, se riconoscere. Ciao. Ciao, piacere. E come ti chiami? Mi chiamo Cristiano, Atomi è il mio cognome girato. Sarebbe okay. Tomia, che diventa... Sarebbe to... Come sarebbe Tomia? Tomiato, scritto due volte, crea gli atomi. Ah, fantastico. E cosa fai? Scrivi, canti, produci? Io ho sempre suonato le tastiere. Mm-hmm.
adesso in mancanza di cantanti ho deciso di lanciarmi. E mi hai mandato un'email o c'è qualcosa che... No, seguo solo qui a dire il vero, ti ho scritto... No, no, ma intendo dire, per sentire qualcosa, dove la sentiamo? Spotify. Ok, cosa cerco? Atomi? Tu mi ricordi il Messico. Ma il titolo, l'artista, eccolo qua, trovato. Tu mi ricordi il Messico. Vado, ti sei prodotto, perciò hai prodotto anche tu. Beh, fatto tutto io, sì. Ok, vado, tu mi ricordi il Messico. Voglio dirti che tu mi ricordi il Messico. Non ci sono mai stato, ma mi fido di quelli che lo cantano. Tu mi ricordi il Messico. Nel mio letto di piove, catrame nere, le strade sono grigio metallo. Tu mi ricordi il Messico. E con le flore lacrime al gusto di vaniglia di veleno. Tu mi ricordi il Messico. Ok, non lo so, cioè mi sembra che forse hai bisogno un po' di upgradare su tanti cioè la qualità di registrazione è veramente pessima, cioè in un momento in cui tutti possono accedere a una qualità veramente, capito, bella, cioè non capisco come sia possibile, soprattutto che ho detto sei un tastierista, perciò il tastierista di solito è uno che bene o male ha presente cosa vuol dire la qualità, no? Perché comunque le tastiere richiedono un certo tipo di eccetera eccetera, e invece proprio sono pure i crack nel suono all'inizio, dei click, non so se li hai notati quando sei ascoltato lo studio, quindi mi sono affidato allo studio dove registrare. Vabbè, ma lo studio forse non ti conviene più affidarti a questo studio. Come lo dica, è purtroppo, dico purtroppo, una riconferma di... Ma adesso, al di là di quello, poi vabbè, il modo di scrivere è un pochino datato, capito? Perciò se tu decidi, invece di suonare le tastiere, di cominciare a scrivere le canzoni, forse devi confrontarti con quello che c'è lì fuori, capito? E una cosa buona è andarsi a ascoltare la top 50 di Spotify, sia mondiale che italiana, e capire dove puoi inserirti, perché ovviamente non è che questo vuol dire che devi fare per forza l'hip hop, capito, che è forse il genere più trainante, ma ci sono tanti esempi di pop italiano magari simili a quello che piace a te, che però hanno un linguaggio più moderno e un linguaggio anche musicale più moderno, certo. Perciò ti consiglio di forse, oppure questo è il tuo hobby, la tua cosa, e fai quel cacchio che vuoi, capisci cosa intendo, però se vuoi confrontarti con quello che c'è lì fuori ti devi confrontare attivamente, cioè sentendo cosa c'è e in che modo tu puoi interfacciarti con una musica che in qualche modo possa essere competitiva. È una critica molto intelligente e costruttiva, quindi... Ma è costruttiva nel senso che capita anche a me, no? Tante volte di fare delle cose che tu nella tua testa sono belle e poi ti confronti con quello che sta andando in questo momento, nel mio caso in America, o nel genere che magari sto facendo in quel momento, e ti rendi conto di essere un po' disallineato, no? Perciò è importante anche essere allineati per poi andare a fare competizione, capito? Competizione vuol dire semplicemente scrivere anche una canzone che sia apprezzata dalle persone, non è che, non intendo dire competizione, arrivare prima in classifica. Ecco, dai, alla prossima. In bocca al lupo per tutto. Ti seguo, grazie. Ciao. Ragazzi, mi dispiace, ma devo staccare, il lavoro mi chiama, e non è detto che dopo non faccia forse un Twitch per recuperare il fatto che non ho potuto farlo martedì scorso, che sono rimasto impegnato, però per adesso devo tornare. Le demo le dovete mandare a musica@canova.pro e ci vediamo giovedì prossimo alla stessa ora. È possibile che cambi l'ora e l'anticipi un po', perché con questo nuovo studio a Downtown Los Angeles mi trovo strano adesso a fare del live, che da me sono l'1:30, da voi sono le 10:30. Potrebbe essere che li anticipi intorno alle... forse va meglio anche per voi, intorno alle 6:30, 7:00 ora italiana, in modo che qui è quando arrivo in studio verso le 9:00, 9:30. Comunque vi tengo aggiornato. Ecco, vedo che Vincenzo sta scrivendo ancora l'orario, ma magari vi aggiorniamo sia io che Vincenzo sull'orario nuovo. Ciao, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi, ciao.